È inaccettabile che un territorio debba aspettare oltre 22 anni per realizzare un tratto di una ferrovia che collega nord e sud, lo ha detto la ministra Luciana Lamorgese, giunta a Termoli oggi intorno alle 16, in una città particolarmente presidiata, come vedete, tuttora per la sottoscrizione del protocollo della legalità del raddoppio del tratto Termoli-Lesina. Noi l'abbiamo incontrato al suo arrivo, vediamo il servizio. Ministra, una presenza importante qui per il Molise. Sì, oggi ci tenevo a essere qui presente, l'avevo già preannunciato quando abbiamo fatto il comitato a Campobasso, perché credo che far sentire la presenza dello Stato in un momento così importante per il nostro Paese, in una occasione così unica che è quella dopo tanti anni della nuova, diciamo, la nuova tratta, mi credo che sia davvero importante, soprattutto per quelli che sono tutti i controlli che noi faremo in materia di antimafia, per consentire che poi tutte le iniziative vadano nel miglior modo possibile. La sicurezza dei cittadini l'abbiamo già esaminata quando abbiamo fatto il comitato a Campobasso, quindi ci saranno anche dei rinforzi estivi. L'impegno da parte dei prefetti, dei questori, è un impegno costante, quindi sono sicura che non mancheranno anche questa volta di lavorare per il bene di questa collettività. Il protocollo è stato sottoscritto all'interno della sala consiliare del municipio di Termoli, alla presenza di tantissime autorità, dove è intervenuta anche l'AD di RFI, la rete ferroviaria italiana. Vera Fioroni, vediamo cosa ha detto. La ministra Tisci è arrivata fin qui a Termoli, un momento importante e significativo per le ferrovie. Importantissimo, perché abbiamo firmato un protocollo di legalità. Inizieranno i lavori? I lavori in realtà potrei dire quasi che sono già iniziati, perché sono già cominciate la bonifica degli ordigni bellici del tratto, poi i cantieri in senso stretto a metà luglio li vedranno, non dico le ruspe, ma vedranno i macchinari sopra, che è quello che fa pensare che il cantiere è partito. Questa è un'ottima notizia, tempi di percorrenza che saranno anche migliori. Allora, i tempi di percorrenza, diciamo, si leggono con la fine dei lavori del raddoppio della Pescara a Bari, unitamente all'intervento che stiamo facendo a Bari Nord. La somma di questi due farà ridurre di 32 minuti i tempi di percorrenza sull'Adriatica. Mi ha detto anche che da 80 treni diventeranno 200. Sì. E dopo la sottoscrizione del protocollo, la ministra si è spostata all'interno del cinema Sant'Antonio, qui alle mie spalle, dove è intervenuta e ha incontrato gli studenti di Termoli che hanno discusso di un progetto di cyberbullismo. Si è complimentata con loro e dopodiché ha ricevuto anche i pescatori di Termoli per le proprie rimostranze per il caro gasolio e ha ricevuto una preghiera della marineria termolese che ha promesso porterà anche a Draghi. La ministra, prima di andare via, di salutare, ha detto che se lei porterà bene con questo protocollo al Molise, tornerà per un protocollo anche per quattro corsie. Da qui è tutto, la linea può tornare allo studio.